Noi come progettisti del restauro, dell'allestimento museale della Torre di Porto Conte, la Torre Nuova, siamo intervenuti dal 2016 continuando un percorso progettuale già iniziato dall'ingegner Corrias e dall'architetto Camerada, in cui è stato, diciamo, spianata la strada per una conservazione, una rivisitazione del bene storico di Alghero. Innanzitutto quest'area e subito questa torre hanno subito nel corso degli anni una serie di interventi anche drastici, perché le torri costiere nate per torri di avvistamento e alle volte anche di attacco. Questa era una torre di avvistamento, non si riusciva a entrare dal piano terra come succede in questa, bensì da un piano sopraelevato. Invece negli anni 50 è stata, diciamo, svuotata la torre, creati degli accessi al piano terra e urbanizzata quest'area. Per dargli come destinazione d'uso una struttura, diciamo, commerciale, si può dire, per l'intrattenimento notturno. Infatti, uno dei nostri primi interventi progettuali è stato quello di ridare, anche metaforicamente, un aspetto un po' più naturalistico all'insieme, eliminando l'asfalto che un tempo arrivava quasi a toccare la torre e un banchetto in calcestruzzo d'ingresso, in modo tale da continuare questo processo di rivisitazione e di valorizzazione del bene. Infatti, un altro intervento fondamentale era quello di strutturare l'interno per dargli una nuova destinazione d'uso, che nel corso del tempo era un po' indecisa, fino ad arrivare a un'intuizione, a nostro avviso, molto intelligente, grazie all'ente parco e a Massimiliano Foïs, e l'idea di dedicarla ad Antoine de Saint-Exupéry, uno scrittore, diciamo, famosissimo, molto famoso, che ha scritto Il Piccolo Principe. Perché dedicarlo ad Antoine de Saint-Exupéry? Perché nel 1944 lui ha vissuto qua un paio di mesi, in questa zona, molto probabilmente nell'ex casermetta della finanza che si trova qua vicino, e diciamo che questa intuizione ha fatto sì che si generasse un nuovo processo progettuale di allestimento museale. Allora, l'area in cui ci troviamo in questo momento non esisteva fino agli anni 50, momento in cui sono stati effettuati dei lavori di scavo, quali hanno portato alla luce anche la struttura portante del pilone che regge la cupola. Sempre in questo momento sono stati effettuati dei lavori per realizzare il soppalco che vediamo ancora ad oggi, in calcestruzzo armato. Quindi lavorando principalmente in primis su queste superfettazioni, abbiamo voluto rimarcarle rivestendole con un rivestimento ligneo creato da un sistema verticale in rovere. Questo fa sì che si possa porgere lo sguardo verso l'alto, enfatizzando e valorizzando soprattutto la struttura portante e la volta della torre stessa. Quindi quest'area anche attualmente ospita la zona servizi, nel quale c'è la reception, la zona servizi igienici e un'area di deposito, a cui si accede tramite delle porte a scomparsa, con delle porte semicircolari integrate nel rivestimento stesso. In contrapposizione a questo sistema verticale, abbiamo voluto lavorare diversamente, cercando di volgere lo sguardo verso il basso, con un sistema orizzontale, molto più basso per il sistema espositivo. La scala è stata realizzata in lamiera presso piegata e forata, con un sistema di parapetti, sempre con elementi verticali ripetuti, sia per slanciare sia per far passare quella che è l'illuminazione. Come si vede, qua l'illuminazione è stata ragionata in modo molto più forte, proprio per indirizzare a livello intuitivo il percorso all'interno della torre. Quindi il percorso prosegue nel soppalco, nella medesima maniera, nella stessa tipologia. Qui abbiamo effettuato un intervento eliminando la pavimentazione che esisteva in laminato, realizzando un sistema in microcemento che meglio si adatta al sistema costruttivo della torre, sicuramente. Di notevole nota sono i dipinti sicuramente che valorizzano sia il sistema della mostra che la struttura stessa. Troviamo anche dei puff donati dall'Harper,
E in questo piano sicuramente di notevole pregio è vedere il pilone centrale molto vicino a noi, notare gli ingressi originari e indirizzarci anche verso la parte clou della torre, che è la terrazza. Qua ci troviamo sulla terrazza, sulla piazza d'armi, che era il punto cruciale di quando nel 1572, secondo le carte, è stata costruita la torre. Le torri di per sé erano torri di avvistamento e di attacco, come dicevamo prima. Ma le torri, per poter essere considerati tali per l'avvistamento, erano messe a sistema. Infatti da qua, tramite feritoie, garitte, si scorge tuttora la torre del Bollo, la torre del Tramadiglio, la torre della Pegna e in ultimo la torre del Porticciolo, che successione a vista e poi è messa a vista con la torre di, con le torri di Portoferro, le torri dell'Argentiera, eccetera. Il nostro intervento qua si è limitato a portare avanti quello che era il processo di restauro, in cui era stata già smantellata tutto un sistema di murature, superfettazioni, tendoni, eccetera, eccetera, inserendo degli elementi per garantire la sicurezza di protezione, come parapetti e il sistema di ingresso della botola.